Senti Stefano, tu finito l'impegno il 5 d'agosto al teatro Sferisterio, ti trasferisci in un'altra grande arena che è quella di Verona come protagonista della tragedia Romeo e Giulietta, che saranno le date del 20, 24 e 27 di agosto. Esatto. Poi la tua tournée in realtà proseguirà l'anno prossimo con Placido Domingo a Los Angeles, poi per proseguire ancora con una primissima tappa nel 2013, quindi insomma, praticamente sei estremamente impegnato. Sì. Ora io ho messo proprio gli impegni più importanti, quello con Placido Domingo sarà il Simon Boccanegra a Los Angeles, nel teatro dove lui è anche direttore artistico e sarà insieme col direttore musicale di quel teatro che è James Conlon, con cui lavoro tanto e lui interpreterà il ruolo del baritono e io sarò il tenore. Mentre per quanto riguarda appunto, l'impegno all'Arena di Verona è un'altra grande scommessa, ma è una scommessa anche per il teatro, perché va bene, cioè, Romeo e Giulietta è un'opera che andrebbe fatta a Verona per antonomasia, questo senz'altro, però vediamo perché è abbastanza un esperimento, un'opera francese con tutte quello che richiede l'opera Che dalle francese, che sono molte nuance, molti voci, piani, altre cose, esatto. sì. E vediamo come renderà in uno spazio così vasto come l'Arena di Verona. Senti Stefano, tante tappe in Italia Guarda e che adesso si arrabbia, però ha un no. passato anche rock, potrebbe cantare qualcosa di terribile con questa bellissima No, allora voce. lo invito direttamente qua in studio insieme con Tullio De Piscopo. Ce la fai questa volta, Stefano, a venire Esatto, con Tullio per farmi un tra live qua in l'altro. studio? Ma perché no? Tra l'altro, no, sì, tra l'altro non vi ho detto che, per esempio, l'altro ieri sono andato a trovare proprio Tullio che faceva una data a Pineto qui in Abruzzo che è a un'ora e mezza e abbiamo fatto Torna su Rientro con lui che mi accompagnava alla batteria e niente, ho Fantastico. cantato. Senti Stefano, no, invece io volevo chiederti un'altra cosa, e quindi hai girato, dico, insomma, dicevo, insomma, giovane, però già estremamente affermato, tante tappe in Italia e in giro per il mondo. Qual è una di queste date che ti ha particolarmente emozionato? Vuoi perché magari è un pubblico esigente, vuoi perché magari l'interpretazione era un pochino più difficile? Ecco, qual è quella che magari o ti ha preoccupato o ti ha emozionato di più? Ma senz'altro è Se stato c'è poi, eh. il teatro alla Scala l'anno scorso quando mi ha chiamato per fare Rigoletto, che è un'opera che ho fatto più di 120 volte, però Però la Scala è sempre la Scala. esatto, mi rendo conto che non è mai, cioè, non vuol dire nulla, insomma. Una volta che uno si trova in un palcoscenico così è veramente sempre un debutto, insomma. Quindi mi ha molto emozionato, anche perché io la Scala ce l'ho stato proprio da bambino a vedere i grandi e mai avrei pensato primo di cantare, secondo di calcare quel palcoscenico, invece è bellissimo e ritornerò con un'altra opera di Verdi nel 2013, Macbeth. Bene, ma in famiglia ci sono altri musicisti o tu sei l'unico che ha percorso questa strada? Diciamo per la classica sono solo io, mio fratello La è chitarra, hai detto? chitarrista, sì, Quindi comunque in musica famiglia leggera. erano abituati comunque Sì, a no, ma così. io sin da piccolo ho ascoltato sempre lirica e anche romanzi da salotto, proprio tipo Francesco Paolo Tosti o altre, le sentivo sempre, cioè le ascoltavano, quindi è stato per me una grandissima scuola quella, veramente. Ok. Ecco, a questo punto però che facciamo? Andiamo ad ascoltare Francesco Paolo Tosti, che come ha appena chiamato il nostro ospite, forse Che sì. dico alla regia che è l'ultima canzone, il titolo. Questo è estratto da un CD che hai realizzato 2 anni fa, giusto? Con Sì, l'ho David. realizzato nel 2009, poi come sempre fanno le case discografiche, è uscito quest'anno, ma la registrazione è stata fatta nel 2009 a Radio France, perché mi trovavo a Parigi per fare la Bohème. L'ho voluto proprio fare e dedicare anche a mio padre questo, proprio perché, diciamo,
da piccolo lui ascoltava tutte queste romanze. Infatti io quando le ho studiate mi sono reso conto che praticamente erano quasi, cioè ce le avevo proprio dentro, ho dovuto mettere a posto qualche intenzione, qualche cosa, però erano veramente memorizzate da tanti anni, anche se sono giovane. Ah beh, insomma, adesso mi prendi come battuta adesso che sono giovane, eh? Ma Sì. sai, io te l'ho anche detto prima fuori onda, sono leggermente curiosa dei miei ospiti, quindi mi piace fare anche arrivare quello che è oltre l'immagine pubblica di un artista che possa essere classico o nella musica leggera, che molte volte, soprattutto nel tuo campo, Stefano, me ne darai sicuramente ragione, si sa sempre molto molto poco, perché comunque vi concedete anche poco. Ma Vuoi per impegni, dico no, non per un fatto di essere VIP, ma per un fatto proprio per via della voce, per le prove, per la tensione. Quindi vi dedicate magari solo e esclusivamente quando ci sono dei progetti estremamente importanti. sì, questo senz'altro. Però devo dire che dovrebbero esserci più spazi, dedicati alla lirica. Anche quello, Va bene, allora Questo è ti giusto, eh? prometto, ti Io prometto, sono guarda, d'accordo. però questa volta lo devi promettere anche a noi, che sarai il nostro ospite però a settembre qui, negli studi. Perché Ah, tu gli guarda. impegni ce l'hai in agosto, a settembre non sei impegnato al momento. A settembre sarò Dove a sarai? Bilbao, però sarò a Bilbao, però troviamo, ma l'avete promesso, in diretta ci sono testimoni, tutti, Testimoni, tutta la gente. testimoni, anche con Va bene. Tullio qui, anche con Tullio qui. Benissimo, Va bene? benissimo. Allora, Con andiamo col piacere. prossimo brano. Andiamo ad ascoltare questa romanza che hai appena chiamato, no? Sì. Quest'ultima canzone con David Abramovitz al pianoforte. Purtroppo dobbiamo sfumarla, Stefano, perché abbiamo parlato, chiacchierato piacevolmente, veramente con te, stavamo dicendo proprio fuori onda con Pierluigi, sei una gran bella persona, meriti tutto l'applauso che hai in giro per il mondo, per l'Italia, e non ci resta ovviamente che a questo punto conoscerci vis-à-vis. Basta. Benissimo, Ecco, benissimo. senti, intanto un in bocca al lupo, In veramente bocca al lupo, auguri complimenti. vivissimi per Macerata ancora, ricordiamo ancora un'altra data che sarà appunto il 29 luglio, quindi venerdì, poi il 5 agosto, e poi Stefano Secco si trasferirà nel mese di agosto verso la fine nella grande arena di Verona, anche lì spettacolare come sempre, e sicuramente Stefano anche lì sarà estremamente emozionante l'arena, visto che comunque...
ha ospitato i grandi della musica leggera e della musica classica. Sì, sarà un grandissimo impatto. Ma allora ci vediamo a Ci settembre, vediamo, guarda, promesso, ci vediamo a settembre, ho il tuo numero, ci vediamo a settembre e non ci sono problemi. E eh? io Benissimo. e ci, la, ci salutiamo con la Geida Manina di Giacomo Puccini, con Dall'Opera di Roma. esatto, che insomma con questo Questa è molto ti recente, esatto. proprio di luglio 2011, Sì, recentissima. sì. Direttore James Conlon, no? Questo Esatto, direttore con cui esatto. tu lavori tanto. Grande emozione, E sì. poi ci dirai anche di te quando verrai qua in studio quali sono comunque le tue passioni musicali, oltre ovviamente quella che è diventata poi la tua professione, ovviamente l'essere tenore di classe e di successo. Ancora auguri e grazie Stefano Secco. Grazie a voi e Ciao. ciao a tutti. Ciao, Ciao, ciao. io ringrazio Ciao, ciao. Teresa Bonadonna, Stefano Pavani per la parte tecnica e la regia. Pierluigi, grazie per essere stato qui Grazie a te, insieme. Rossella, è stato molto piacevole. Bene, anche per me. Appuntamento con Taccuino Italiano e per domani insieme con Piero Galletti, mentre con Rossella Diaco, appuntamento a lunedì ancora con nuovi ospiti del panorama musicale italiano. Ciao! Avete ascoltato Taccuino Italiano.